e non è possibile che io quest'estate a Viareggio abbia incontrato un ispettore della Polizia di Stato che ha fermato dei rapinatori, che gli hanno sparato. E in un paese normale cosa fa un agente, un uomo in divisa per salvare delle altre vite? Reagisce al fuoco per difendere anche la vita dei suoi colleghi oltre che dei cittadini che c'erano in mezzo alla strada. Ebbene, questo Stato invece di premiare quell'ispettore lo trasferisce e lo demansiona. Non esiste. Chi difende la sua vita e la vita dei suoi colleghi va premiato, non va trasferito e non va indagato. E non è possibile che io nel comando dei Vigili del Fuoco di Milano continui a incontrare gente che fa dei turni massacranti, esponendo anche a rischio la sua vita e quella dei cittadini che va a salvare, perché devi coprire dei buchi d'organico, perché per i Vigili del Fuoco i soldi non ci sono, perché per gli agenti di polizia penitenziaria i soldi non ci sono. E se il detenuto ti mette le mani addosso devi anche stare attento e reagire, perché se no lo Stato, invece che prendersela col detenuto, se la prende con l'agente di polizia penitenziaria. Noi ce la metteremo tutta per riportare normalità. Normalità vuol dire che l'organico dei Vigili del Fuoco deve essere al completo. La battaglia sugli stipendi è sacrosanta, la lascio a voi e cercheremo di combatterla seppur dall'opposizione con voi. Però una cosa viene prima, una cosa viene prima: la dignità. E la dignità non sono 7 euro al mese. La dignità è scendere in strada come forestali o come poliziotti, sapendo che hai alle spalle uno Stato che ti difende. Perché io, uscendo di notte a Milano con dei vostri colleghi in volante, mi vergogno del fatto che mettono a rischio la loro vita per sequestrare uomini e arrestare uomini che il giorno dopo si vedono nella stessa piazza a spacciare la stessa droga. Basta con sti cazzo di indulti che svuotano le galere di migliaia di delinquenti che dovrebbero starci in galera. Chi vota per far uscire di galera i delinquenti vota contro i cittadini per bene, e noi con tutti i nostri difetti abbiamo sempre votato contro dal primo all'ultimo indulto. Non vado avanti oltre e vi dico solo una cosa: non vedo l'ora di poterle fare le cose che al momento dall'opposizione possiamo proporre. I risparmi ce ne potrebbero essere a iosa di risparmi, non è tagliando il corpo della forestale che risparmi qualche cosa, non è togliendo sicurezza ai cittadini, non è non stabilizzando i discontinui o precari dei Vigili del Fuoco che risparmi qualche cosa. Quelli sono soldi ben investiti, però la dignità viene oltre, viene sopra. Il rispetto per chi porta una divisa, il rispetto per chi porta una divisa. E quindi vi dico grazie per questa piazza. Non è normale per uno Stato che i suoi tutori dell'ordine debbano scendere in piazza per rivendicare i loro diritti. Io vi ringrazio per essere qua e mi spiace per i vostri colleghi che non hanno potuto essere qua perché qualche altro dirigente sindacale evidentemente è stato comprato per non essere qua. Dove sono? Non i vostri colleghi, ma dove sono? Dove sono CGIL, CISL e UIL? Dove cazzo erano quando approvavano la legge Fornero? Dove sono quando si tratta di difendere il lavoro di chi scende in piazza? E quindi grazie a voi e grazie ai vostri colleghi che magari aderendo anche a quei sindacati però si sono sentiti dire in commissariato, in comando, non andare perché fan casino. Voi non siete qua per fare casino. Voi siete qua per rivendicare dei diritti sacrosanti. Noi in passato abbiamo fatto degli errori? Sì. Sì. Abbiamo fatto degli errori. Quello di cui mi posso fare carico è di non ricommettere questi errori, e io chiedo al buon Dio e agli italiani se avranno la possibilità
di votare, di andare a fare per un mese il ministro dell'interno, perché io lo faccio in strada, lo faccio nei centri per immigrati, lo faccio nelle periferie, perché è facile comandare da un ufficio del ministero quando non sai che cosa fanno gli uomini che comandi e non sai che cosa rischiano gli uomini che comandi dalla mattina alla sera. Alfano, togliti la giacca ed esci con una volante che magari ha 300.000 chilometri e ha le gomme sgonfie. Altro che l'antiterrorismo, comincia il giubileo. Io conto su di voi, su Padre Pio e su Gesù Cristo, perché su questo bisogna contare, perché se vi dovete comprare, e io la indosso indegnamente e con orgoglio, ma se ci sono tanti agenti, parlo anche di una categoria che non è qua, penso alle decine di migliaia di uomini della polizia locale che io conosco a Milano, se voi siete ridotti a dovervi comprare le camicie, i pantaloni e le magliette perché rappresentate lo Stato e non potete rappresentare lo Stato coi buchi nei pantaloni e nelle camicie, c'è qualcuno là dentro che non ha capito un cazzo. Tira fuori i soldi per le magliette, per le divise, perché questa è un'indegnità. Ho parlato anche troppo. Noi ci saremo anche quando sarà scomodo, anche quando sarà scomodo. Io ero a Parma l'altro ieri e c'era una manifestazione dei centri sociali e c'era un cartellone che aveva scritto: gli unici stranieri, fasci e sbirri nei quartieri, Lega merda. Ora, io non capisco perché chi chiede ordine, regole, sicurezza e rispetto o sia fascio o sia sbirro. Io penso che in Italia occorra riportare un po' di ordine, un po' di disciplina e un po' di rispetto, soprattutto per chi indossa una divisa. E se per reinsegnare a qualche ragazzo il valore della condivisione, del rispetto e della solidarietà, magari bisogna ipotizzare di reintrodurre il servizio civile o il servizio militare obbligatorio, e allora reintroduciamolo per insegnare a qualche ragazzo come si rispetta il prossimo e come si convive con il prossimo. Ho parlato anche troppo, vedrò di portare umilmente, con tutti i miei limiti e i miei difetti, una per una le vostre richieste, e quando torneremo a contare qualcosa lì dentro, noi staremo poco lì dentro e staremo tanto tempo insieme a voi. Grazie, grazie ragazzi, tenete duro, noi ci siamo e ci saremo. Grazie mille.